La relazione al Parlamento di quest'anno ha un significato molto particolare, è per noi una sorta di battesimo ufficiale. Un anno e mezzo fa nessuno sapeva nemmeno che esistevano autorità anticorruzione. In questo anno siamo stati molto presenti su molti fronti, in primo luogo quello dell'Expo, ed è un risultato che tutto sommato portiamo a casa, ma sono tantissimi gli altri fronti su cui stiamo operando. Soprattutto stiamo provando a mettere in campo una politica di prevenzione di lungo periodo che riguarda la corruzione in generale e non un singolo evento. Alcuni commissariamenti importanti che hanno consentito di ottenere risultati. Per esempio, stamattina noi abbiamo appreso che grazie al nostro commissariamento dell'appalto per le scorie nucleari a Saluzzo, questo appalto sta cominciando. Non era mai, erano anni che l'appalto era fermo, adesso grazie al nostro commissariamento sta cominciando un tentativo di mettere in campo un'attività di tutela della trasparenza amplissima. Queste io direi sono le tre cose più importanti. Ci sono tante altre cose da fare, per esempio lavorare perché le pubbliche amministrazioni capiscano quanto siano importanti i piani di prevenzione, lavorare anche perché dal punto di vista legislativo ci siano interventi e modifiche. Io credo che, diciamo, l'attività anticorruzione ha un senso se è un'attività capace di operare nel tempo. Io credo che l'emersione del fenomeno corruzione sia solo un fatto positivo, perché è la prova che, diciamo, c'è una parte del sistema che reagisce, che c'è una parte positiva. Quando i fenomeni emergono, comunque è un segnale di vitalità. Ovviamente il punto vero è che accanto all'emersione dei fenomeni dal punto di vista criminale bisogna creare le condizioni per cui non si ricreino più, perché sennò l'azione resta tutto sommato fine a se stessa. C'è bisogno di una cultura della prevenzione, che significa cultura di rispetto delle regole a prescindere dai fatti di corruzione. Io credo che la prevenzione della corruzione è il rispetto delle regole che non necessariamente viene fatta per evitare la corruzione, ma che abitua a rispettare le regole. Noi abbiamo bisogno proprio anche un po' di quotidianità che consente davvero, diciamo, del rispetto quotidiano delle regole che consente ai cittadini davvero di abituarsi. Questa è la politica vera anticorruzione, la politica che passa per esempio attraverso la trasparenza, attraverso la conoscenza delle attività delle pubbliche amministrazioni, attraverso un'attività, diciamo, pulita della politica. È un sistema, diciamo, che richiede interventi sotto tanti fronti perché la corruzione per sua natura è molto trasversale. Io la trasparenza credo che sia utile quando sia di qualità e, diciamo, semplice, cioè quella che consente davvero ai cittadini di conoscere dal proprio computer quello che fa, per esempio, la propria amministrazione. Io voglio sapere chi fa l'appalto per riempire la buca fuori casa mia, qual è il sistema utilizzato, quanto si è speso. Questo meccanismo di controllo ha un doppio effetto: consente di verificare, ma consente anche di migliorare il senso civico dei cittadini.